No, c'è la consigliera Antonelli. Sì, grazie Presidente. Io sono molto contenta di fare questo mio primo intervento in Consiglio Comunale su un ordine del giorno così importante e altrettanto delicato. Un ordine del giorno che come maggioranza ci apprestiamo a votare e spero ovviamente che il voto possa essere unanime da parte di tutta l'Aula. Perché è importante questo ordine del giorno? È importante per tutto quello che abbiamo letto e sentito negli ultimi giorni. Le vicende che sono accadute ad Ostia con un maxi blitz da parte della Polizia di Stato che ha tratto in arresto 51 persone e ha per la prima volta certificato la presenza delle mafie sul territorio della provincia di Roma e soprattutto del litorale laziale. Ora capite che la continuità del territorio di Ostia con quello di Fiumicino impone una profonda riflessione in merito. Per quale motivo? Perché io riporto con una metafora la definizione che un magistrato, Catello Maresca, di Napoli ha dato della mafia. Maresca dice che la mafia è come un cancro che lancia metastasi che viaggiano ovunque, quindi che raggiungono veramente tutti i territori. È dunque necessario che questa amministrazione ponga in essere tutti gli strumenti necessari affinché si possa da un lato prevenire le infiltrazioni mafiose e dall'altro andare in qualche modo a tutelare anche gli imprenditori. Dico questo perché lo sappiamo, le mafie cercano spesso connivenze con le pubbliche amministrazioni e purtroppo esistono dei casi nel Lazio che lo testimoniano. Ricordo nel 2005 addirittura il comune di Nettuno fu sciolto per condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Recentemente il comune di Fondi ci è andato molto vicino. È ovvio dunque che come amministrazione noi dobbiamo accendere un faro, un riflettore sul tema della legalità e della sicurezza su questo territorio, anche perché il nostro è un comune ricco. Il nostro è un comune che vuole investire su questo territorio con grandi opere. Abbiamo parlato prima delle opere di viabilità e di tutto quello che vogliamo fare su questo comune. È dunque importante in questo senso fare in modo che le procedure di appalti, di servizi, di gare siano il più possibile trasparenti. Questo lo possiamo fare anche grazie all'adesione che attraverso questo documento noi daremo a avviso pubblico. Siamo uno dei primi comuni in tutta Italia ad aderire a questa rete di comuni, di enti locali che combattono insieme contro la lotta alla criminalità e la lotta alle mafie. E spero quindi che veramente questo Consiglio Comunale possa votare all'unanimità. Un ultimo passaggio veramente sugli imprenditori. Il Comune deve essere vicino agli imprenditori soprattutto per quanto riguarda, lo abbiamo detto prima, lo ha detto anche la consigliera Onorati, il fenomeno dell'usura. Io mi sono presa la briga di andare a vedere gli ultimi dati negli ultimi 5 anni dell'Osservatorio regionale del Lazio per quanto riguarda la sicurezza e sono stati 194 i casi di usura denunciati, di cui il 63% circa nella sola provincia di Roma. Quindi il tema è complicato e anche molto serio, perché nel momento in cui c'è una crisi economica gli imprenditori sono più deboli di fronte agli avance della criminalità organizzata. Perché? Perché non ce la fanno, perché spesso e volentieri la criminalità organizzata si fa avanti con grande liquidità monetaria e quindi è ovvio che molti imprenditori si trovano in qualche modo costretti a cedere di fronte all'usura, purtroppo. Quindi il Comune deve essere responsabile da questo punto di vista e noi vogliamo esserlo e il documento che oggi abbiamo presentato, tutta la maggioranza ha presentato, va in questa direzione. Ed è anche, questo ci tengo a dirlo, un documento che rispetta i cittadini che sono su questo territorio e che ci chiedono questo, rispetta gli imprenditori che onestamente portano avanti il proprio lavoro, rispetta anche gli operatori delle forze dell'ordine e della magistratura che ogni giorno scendono in strada e anche loro cercano di diffondere la cultura della legalità e combattere la illegalità. Quindi veramente spero che questo documento possa essere approvato in modo unanime. Grazie. Grazie consigliera.